Grazie, grazie a Francesco Vassallo. Do la parola a Franco Mirabelli, che è capogruppo del PD in Commissione parlamentare antimafia. Poi cercherò di rispondere alle sollecitazioni che ho ricevuto. Sì, grazie. Ma io premetto che, come Davide sa, io penso che la ricerca della verità non vada mai interrotta, che noi abbiamo bisogno di provare a capire tutto, di provare a capire le pagine ancora scure della vicenda di quegli anni, di questi anni. Non è un caso che in questi anni abbiamo ancora anche in Commissione antimafia affrontato spesso sia la questione della trattativa, sia la questione dei depistaggi, che sono poi le due questioni su cui più si addensano nebbie, incertezze, le due questioni su cui non c'è una risposta chiara. Però io voglio parlare del libro. E Nando ha scelto di non parlare di questo. Nando ha scelto in questo libro di raccontare una verità, di raccontare la verità dei fatti, la verità sulle ragioni di una strage come quella di Capaci, raccontando l'ambiente, raccontando il clima in cui quella strage è maturata. E io penso che il libro sia importante per questo, perché è depurato da una serie di ragioni che pure sono importanti, che dobbiamo fare, però dice con chiarezza alcune cose, ma con grande chiarezza. Intanto fatemi dire una cosa che non ha detto nessuno, però io penso sia importante. Uno, intanto racconta che cosa ha fatto Falcone. Noi in questi anni di ricordo delle stragi, di Capaci, di Falcone come giustamente un simbolo della lotta, forse ci dimentichiamo troppo spesso di raccontare che cosa ha fatto, che Falcone non è stato solo il giudice del maxi processo, il DM del maxi processo, ma è stato quello che ha inventato il pentitismo, che ha capito che i pentiti erano un grande strumento per sconfiggere la mafia, ed è andato a prendere Buscetta e ha costruito con lui un rapporto, che ha capito che bisognava seguire i soldi per capire come colpire le mafie, che ha capito che bisognava coordinare gli sforzi anche della magistratura, che bisognava servire una direzione nazionale antimafia, cosa che poi si è fatta, che serviva impedire che i mafiosi parlassero, potessero continuare, i capi mafia potessero continuare a comandare dal carcere. Insomma, io penso che abbia dato un contributo straordinario, che va valorizzato. Non è solo il magistrato, servitore dello Stato che è salutato per aria, è morto, con la moglie e la scorta in quella strage, ma va ricordato per le tante cose che ha fatto e che ha, è stato un uomo che ha capito perché, che per combattere la mafia, che lui ha dimostrato per primo essere un'organizzazione vera e propria, strutturata, occorrevano strumenti nuovi, occorreva innovare gli strumenti. E io penso che questo sia un tema importante, che una parte importante del libro racconta questo. L'altra cosa riguarda il clima di quegli anni. Io devo dare atto a Nando, io a lui non si ricorderà, dopo la morte di suo padre nell'82, Nando decise a un certo punto di fare alcune assemblee nelle scuole italiane. Cominciò da tre assemblee
è una di quelle che organizziamo insieme, perché io ho segretario della FIGCIVO, della Brianza, organizziamo insieme nell'ora di comprensione dei mercati. Io ricordo, cioè io devo ammettere, scusandomi, che io non avevo capito. Già lì Nando ci aveva raccontato che anche l'omicidio di suo padre nasceva esattamente dentro quel clima sociale, politico, culturale, in cui la legalità veniva vissuta come un problema e un pericolo per tanti pezzi della società, un pezzo della politica, un pezzo dell'economia, e che si era costruito una sorta di idea per cui la legalità sì, una società, ma poi non fosse così importante. E nel libro Nando racconta bene come le ragioni della strage non sono solo la vendetta, ma sono la preoccupazione che la strada della legalità si apra in Italia nel momento in cui comincia Tangentopoli, nel momento in cui anche i settori economici vengono presi di mira, nel momento in cui si mette in discussione con le inchieste di Falcone e il fatto che il maxi processo dimostra che la politica non riesce più a controllare tutto, neanche nella lotta alla mafia, si incrina un rapporto tra politica e mafia, perché la mafia non si fa più. Una delle ragioni è Andreotti non deve fare raccontata, Andreotti non deve fare il presidente della Repubblica. Scegliamo i tempi incapaci, perché se salta per aria Falcone adesso, impediamo qualche settimana dopo ad Andreotti, che era il candidato più probabile, di poter diventare capo dello Stato voluto. Quell'attentato ha avuto tantissime ragioni. Noi da lì, dopo quegli anni, lo Stato ha reagito, ha dato colpi durissimi alle mafie, ha avuto la capacità di mettere in campo quella direzione nazionale antimafia che Falcone voleva costruire, ha saputo costruire mezzi investigativi, legislativi, e ha dato colpi fortissimi alle mafie. Però voglio chiudere l'intervento collegandomi anche alla discussione che abbiamo fatto ieri sulle mafie. Questa vicenda, il racconto di Nando, il clima che racconta Nando, la storia che racconta Nando, di ciò che si muoveva attorno alle ragioni di quella strage, ci dice già, dice che la mafia era diventata una questione nazionale, che la mafia non era più questione che riguardava le regioni del sud, che riguardava soltanto Palermo o che riguardava la Sicilia, ma la mafia era una grande questione nazionale, che ormai aveva una capacità di condizionare, di allearsi. Su questo mi piacerebbe sapere Nando cosa pensi. La mafia condizionava, la mafia si alleava, la mafia penetrava in ampi settori, non solo, neanche solo economici o politici del nord, ma anche editoriali, del mondo dell'informazione, del mondo della cultura. Allora, quindi già lì, noi oggi parliamo di mafia nord perché parliamo della 'Ndrangheta, parliamo. Però ecco, io penso che la storia che si racconta lì deve essere un monito. Da una parte c'è bisogno di una verità sulle cose che non sono ancora
chiare, che non sono ancora raccontate. Dobbiamo fare di tutto per avere. Dall'altra parte però dobbiamo sapere che la criminalità organizzata e la 'ndrangheta non hanno rinunciato a costruire quel quacerderesi che ha saputo e gli è riuscito per tanti anni, in quegli anni, a condizionare, allontanando la vita del paese, perché poi non è stato solo paese, ma la vita del paese, l'economia del paese, la cultura di questo paese. E quindi è un libro anche per dire: questa non è una storia che non si può ripetere, questa è una storia che si può ripetere, e quindi bisogna tenere alta la guardia, bisogna sapere che questa storia c'è stata e che questa storia si può ripetere. E penso che dovere della politica, dovere della società sia quello di saperlo e di impedire che questo succeda. Grazie, grazie a tutti per quello che avete detto, poi ovviamente ci sarà, se vorrete, la possibilità di riprendere. Io vorrei dire questo, il titolo è Una strage semplice, la questione per come si sviluppa è maledettamente complicata. È una strage semplice se noi cerchiamo di capire come ci si è arrivati. Vedete, nelle stragi, nelle altre stragi che abbiamo conosciuto in Italia, per esempio le stragi neofasciste, c'è il problema di seguire i dettagli, di capire che cosa può essere accaduto, di farsi mille interrogativi, perché quando salta per aria la stazione di Bologna, noi non capiamo. Quando c'è il treno di San Benedetto va di San Marino, non capiamo. Anche quando c'è stata Piazza Fontana non l'abbiamo capito subito. C'è stato bisogno di un grande lavoro di informazione, di controinformazione, di giornalismo, di investigazione sociale, politica, per arrivare ad avere una verità sul piano politico, anche se non sul piano giudiziario. Con la mafia non è possibile, e questo non si riesce a farlo capire. Quando c'è un grande delitto di mafia, il grande delitto è scritto davanti a tutti. E c'è una fiducia da parte di chi decide di commetterlo, di farlo realizzare, che la società si volterà dall'altra parte, farà finta di non avere capito quello che è accaduto qui. Che si può mettere la firma, tanto la società la firma, non la legge. Questa differenza è abissale, e quello si ripete anche con Falcone e Borsellino. C'è una montagna che tutti possono vedere e andiamo a vedere dentro i cassetti chi è stato, che cosa è successo, ma guardate che tutti questi fatti sono accaduti pubblicamente. Falcone è stato fiaccato, ha resistito, ha saputo resistere nonostante le speranze della mafia, ma anche degli interessi che trescavano con la mafia, che non erano interessi puramente mafiosi, anche dal nord. Io allora non capivo, negli anni Ottanta mi chiedevo: ma perché i giornali milanesi vanno all'assalto di Giovanni Falcone? Ma perché viene accusato dal giornale di Montanelli, oggi maestro di giornalismo, contatto di giardino dedicato, o perché il Corriere della Sera dice cose ambigue nei confronti di Falcone? Perché? Ma mica sono giornali di Sicilia. Che interesse hanno? Dopo che per tanto tempo si è detto che la magistratura mandava sempre soldi per insufficienza di prove ai mafiosi, contrastare una nuova e piccola leva di magistrati che sta cercando di cambiare il rapporto tra la società, la mafia e la giustizia. Cosa sta accadendo? Io me ne facevo quelle domande. Certo che se uno non
non coglie la anomalia che ha davanti, non si pone la domanda chi c'è dietro quei giornali, chi c'è dietro quelle volontà che si esprimono, quali correnti di opinioni, quali mediazioni culturali portano a far pensare che questi giudici alla fine meritino un sostegno molto, ma molto condizionato. Perché parte da Milano la polemica sui professionisti dell'antimafia? Sono tante domande che ci si pongono. Cosa c'entra Milano in questo? Cosa c'entra il nord? Ma come? Ma fino a poco tempo fa il cardinale di Palermo diceva la mafia non esiste, è un'invenzione dei giornalisti del nord, adesso i giornalisti del nord, invece di scrivere di mafia a dispetto degli interessi mafiosi che ci sono a Palermo, appoggiano gli interessi mafiosi, siamo pure con le modalità che si devono ovviamente definire, sorvegliando in parte, ma non sempre sorvegliando, le cose che dicono. È un libro, certo, che già dentro tanta ragione, tanta storia, tentativo che deve fare il sociologo, lo storico, di andare più avanti possibile. C'è molto sentimento, perché questo libro è stato scritto a memoria, mica perché pubblicamente io abbia visto da lettore queste cose, ma perché le ho vissute. E per questo le ricordo una per una. Ma le ho vissute e sono state cose pubbliche che altri potevano, in ogni caso, durante una ricostruzione, riprendersi in mano. C'è la montagna, in questo senso, certo, c'è il paragone con mio padre che fa lo stesso Falcone, quando c'è il tentativo di strage alla tavola davanti alla villa estiva di Falcone, è lo stesso Falcone che dice mi sembra di essere nella stessa situazione di Dalla Chiesa, sto rivivendo quello che ha vissuto Dalla Chiesa. Qui morte venne presentata, vi ricordo, dal manifesto con un titolo folgorante, Cronaca della morte annunciata, 4 settembre del 1982. Perché i delitti di mafia non sono come, le stragi di mafia non sono come le stragi non fasciste. Hanno la loro evidenza. E noi questa evidenza l'abbiamo dimenticata. E le discussioni sui depistaggi, per esempio, del processo Borsellino, che sono evidenti, che ci sono stati e non fanno onore ai tanti magistrati che hanno avuto a che fare con un falso testimone e lo hanno poi condannato in via definitiva, va ricordato ciò che ha scritto Ilda Boccassini, che non ci ha creduto a Scarantino, uno dei pochissimi magistrati che non ci ha creduto e che anzi invitato il procuratore di Caltanissetta a gestire quel tipo di collaborazione con molta più attenzione, è prova scritta per fortuna che ci è arrivata. Dicevo, il depistaggio non può farci dimenticare quello che è accaduto. E perché si fa torto a una vicenda che è unitaria. Perché non si rilegge uno dei più grandi scandali che siano accaduti nella storia istituzionale italiana, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura non nomina capo dell'ufficio istruzione e poi non viene nominato alto commissario della lotta alla mafia il giudice che al mondo ne sapeva di mafia. Questo è uno scandalo grandioso. Adesso ancora il 19 di luglio ricorderemo Borsellino, ma io lo vorrò ricordare perché tutti diranno che si tratta di uno dei due simboli dello Stato, della lotta dello Stato contro la mafia, ma 4 anni prima di essere uccisi Falcone e Borsellino erano umiliati, messi nell'angolo e addirittura come Borsellino messi sotto inchiesta al Consiglio Superiore della Magistratura. E noi dobbiamo dimenticarci tutto questo. E noi dobbiamo stare a discutere dei depistaggi prima di spiegare perché c'è stato un delitto su cui colpevoli poi si depista, ma io voglio sapere perché c'è stato un delitto. E il delitto me l'hanno scritto i fatti davanti. Ed è di questo che vorrei discutere. Certo, anche, diciamo, per un senso di gratitudine e per un debito morale nei confronti di queste persone, per affetto verso queste persone.
Non riesco a pensare che noi non rinunciamo a dire la verità. E mi sono convinto anche, ci sono delle domande che non ci si fa, ho visto che se ne è fatta grascia quando abbiamo visto più su libro. Ma perché Falcone non è stato ucciso a Roma? Mandarono degli uomini a Roma per vedere se era praticabile l'omicidio. Portarono anche le armi per uccidere, lo pedinarono, videro in che ristorante andava, videro che era meno protetto che a Palermo, che sarebbe stato molto più facile ucciderlo a Roma che a Palermo. Perché è stato ucciso a Palermo con quelle modalità così spettacolari? La mia risposta è perché si erano messi in moto degli interessi, che ce ne sono tracce, io non posso ovviamente raccontare tutto il libro, e ce ne sono tracce. Sono messi in moto degli interessi che a un certo punto hanno però pensato che il delitto dovesse essere compiuto, ma che era meglio se fosse stato chiaro agli occhi di un'opinione pubblica poco preparata che il delitto era stato voluto dalla mafia e solo dalla mafia, e quindi andava fatto in Sicilia. Con quelle modalità che esaltavano il senso di onnipotenza di Dottor Ino. Borsellino è chiamato in causa nel momento in cui, è vero, Falcone, c'è una convergenza di interessi, una convergenza di concause, ma la causa più grande di tutti è la nascita della Procura Nazionale Antimafia. C'è uno spirito di vendetta formidabile da parte di Cosa Nostra, che gliel'ha giurata Falcone, lo odiavano, sicuramente c'è una volontà di vendetta, ma c'è anche una forma di prevenzione, c'è una funzione preventiva del delitto che c'è in tutti i delitti di mafia. Ma questo cosa sta facendo? Ma questo vuole davvero stabilire la Procura Nazionale di mafia? Questo abbiamo cercato di piegarlo in tutti i modi, anno dopo anno, e continua a essere lì, esiste, anzi addirittura lo abbiamo eliminato da Palermo e dovremmo comandare a Roma all'ufficio della direzione penale del Ministero della Giustizia. Ce lo ritroviamo addirittura alla fine. Avvia le inchieste che portano al maxi processo e poi conclude anche il maxi processo decidendo che in Cassazione non si farà più come sempre, non sarà Carnevale che deciderà su questo processo. Ma è sempre tra i piedi questo. E vuole fare anche una Procura Nazionale Antimafia, ma ci ha dato fastidio quando era a Palermo, ne abbiamo parlato male sui giornali milanesi quando era a Palermo, e adesso questo fa una Procura Nazionale che riguarda tutta l'economia del paese. Un'economia che si è nutrita al nord dei soldi della mafia, che arrivavano dalla fine degli anni 70, con gli imprenditori del nord che andavano a fare gli affari in Sicilia, e c'era documentazione, sapendo perfettamente che trattavano con gli emissari di Dottorini. E non soltanto Berlusconi, anzi non andava a quelli buoni, erano altri che andavano a quelli buoni. Tanti grandi gruppi che andavano a cercare i soldi della mafia, pagando la mafia in Sicilia consapevolmente, tanto che le imprese siciliane a un certo punto incominciano a lamentarsi che Dottor Ino abbia un occhio che riguarda soltanto quelle imprese che vengono dal nord. E quindi bisogna tranquillizzarle, abbonirle. Questo scenario, ma perché non viene mai fuori? Perché a un certo punto la mia diffidenza verso certe rappresentazioni dei problemi nasce dal fatto che noi stiamo concedendo uno sconto immenso agli interessi economici che hanno congiurato verso l'eliminazione di Falcone. E dobbiamo prenderci questa responsabilità per stare dietro a tutte le cose che inseguono i giornalisti, ma no. Io voglio vedere la montagna prima di tutto. E non voglio graziare nessuno, perché i servizi segreti ci sono, ma fanno la loro sporca parte, che è una parte mediocre, che c'è sempre, e vengono a depistare, ma perché il delitto è stato compiuto, voluto e compiuto. Sono delle comparse i servizi segreti, che fanno la loro parte, come l'hanno sempre fatto, ma non hanno ideato loro quella strada. Non hanno voluto la strage. Quando Ignazio Salvo dice a Brusca, mandatoli da Ina, che gli chiede, vuole sapere, ma insomma qualcuno non ci diamo, no, Ignazio Salvo gli dice non preoccupatevi, lo elimineremo noi politicamente.
perché già nel Consiglio Superiore della Magistratura c'è stata tutta la componente politica che si è costituita per impedire che qualcuno diventi capo dell'ufficio istruzione. Lo delegittimeremo. La campagna del corvo, Falcone che fa venire i pentiti per suoi tornaconti giudiziari personali, Falcone che si mette la bomba alla tavola per diventare lui procuratore capo, ma tutte queste cose, ma come si fanno a dimenticare? E queste cose le fanno i servizi. I servizi possono aiutare a mettere un diploma, ma il disegno non è loro. E io penso che noi la storia non la possiamo abbonare così, con interessi corposissimi che si sono fatti avanti, perché non sarebbero riusciti a ottenere quel tipo di comportamenti politici, informativi, istituzionali, giudiziari, non ci sarebbero riusciti. Orsellino entra in campo poi perché non c'entra, non era in programma il suo assassino. Questo lo sappiamo per certo, perché Brusca ha l'incarico di seguire Calogero Romannino, perché va ucciso Calogero Romannino da quel fatto. E a un certo punto gli dicono di interrompere la sua attività di pedinamento, perché adesso bisogna uccidere, c'è un altro bersaglio, e non gli dicono quale. Perché è stata riaperta da Martelli, ministro della giustizia, è stato riaperto il bando per il procuratore nazionale antimafia. Borsellino non aveva partecipato Falcone. Martelli e Scotti, ministro dell'interno, annunciano pubblicamente che il prossimo procuratore nazionale antimafia sarà Paolo Borsellino. Lui capisce subito il pericolo di quell'annuncio pubblico e dice: hanno buttato la sua incarica. Ma poi scrive di essere disponibile a prendere quell'incarico se il ministro ha fiducia in lui. Ma nel frattempo loro hanno saputo anche che Borsellino ha le stesse informazioni di Falcone sui capitali mafiosi al nord e dove stanno andando e dove sono andati. E come dice un intervista alla televisione francese che non va in onda. Formidabile per quello che c'è dentro. E poi Borsellino riapre quella inchiesta su mafia appalti che Falcone ha seguito per anni, andando anche nelle scuole di formazione della polizia a dire: state attenti, non seguite soltanto il narcotraffico, perché la mafia di oggi non è soltanto traffico di stupefacenti, mafia appalti, imprese, soprattutto imprese del nord. Basta rileggere i suoi interventi, che non sono in corso di Cosa Nostra, ma sono un altro libro, si intitola La posta in gioco, che raccoglie tutti gli atti delle conferenze e dei discorsi pubblici che ha tenuto fuori. Questo produce la scelta di uccidere Borsellino di corsa, anche perché non ci si può permettere che diventi procuratore nazionale antimafia Paolo Borsellino, che indaghi lui da procuratore nazionale antimafia sul delitto di Capace, sulla morte dell'amico, avendo fatto capire che ha capito quali sono le radici e le ragioni di quel delitto. Possiamo concedercelo dopo aver spinto fino a questo punto? E qui comincia un'altra storia. Borsellino viene ucciso. Ma se la mafia ha spinto fino a un certo punto e ha di fatto tenuto il pallino operativo della situazione, pur in un gioco di alleanze, fino a Capace, nel momento in cui bisogna colpire Borsellino, il pallino operativo passa ad altri. Tanto che i capi mafia non condividono l'assassinio di Borsellino. E ne abbiamo le testimonianze. Quella decisione è una decisione che non è assunta in coerenza con la cultura e con gli interessi di Cosa Nostra in quel momento. Dicono loro, lo fanno capire, viene richiesto questo a Dottorina. Il Dottorina ne prende la responsabilità con Cosa Nostra. E quello che non si capisce è anche per questo che verrà venduto allo Stato. Pochi mesi dopo. Perché ha portato sul lombo del disastro, e sul lombo del disastro storico Cosa Nostra. Da dopo
sentito, noi non sentiamo più principalmente il fiato della mafia con il suo gioco di alleanze, con i suoi sostegni, con la convergenza di interessi. Si sente un'altra mafia. Perché da quel momento si risente qualche cosa del vecchio stragismo. Infatti ci sono le stragi di altro tipo. Le stragi che inizialmente non sapremo spiegarci. Quelle di Roma, di Firenze e di Milano. E degli stragi che sanno molto di quelle stragi di Piazza Fontana e di Brescia. È un'altra mano che interviene. Ed è la mano di un potere che si sta costituendo, che ha partecipato alla prima fase, ma entra da protagonista della seconda fase. Io su questo non sono intervenuto perché volevo parlare della strage semplice, in due atti, Falcone più Borsellino. Il dopo ha un altro sapore. Nasce dal prima, ma non è il prima. Non è il primo. Il fatto che il primo a cui uccide è reso possibile anche dal fatto che ci sia la decomposizione di un sistema politico. Questo è anche quello che spinge i, diciamo, poteri economici a condividere quella scelta. Perché nessuno ci offre più una mediazione, un riparo politico con il crollo della classe politica di governo. La paura del governo dei giudici, la paura di un Falcone che guida la Procura Nazionale Antimafia con un sistema politico debole. Per questo non si può parlare solo di politica, non principalmente di politica con quelle due stragi. La politica è debole, assiste al suo disfacimento. Sta intervenendo qualcosa d'altro che si farà politica. E che però non è soltanto Berlusconi. È un sistema che si ritrasforma, perché non ci sarebbe stato quel consenso così inaspettato nei confronti di una nuova maggioranza politica. E allora lì cosa tornano? Tornano tutti i vecchi arnesi del potere. Tornano tutti i vecchi arnesi del potere, tutti gli strumenti per impedire che ci sia la giustizia. Si pagano le scelte che sono state compiute in certi uffici. La scelta, per esempio, di quel procuratore di Caltanissetta. Bisogna rivederle tutte quelle cose. Ecco, io credo che l'intervista molto bella di Fiammetta Borsellino, che interviene sul senso dei depistaggi, sul perché non è stata cercata la verità, sia fondatissima. La riguarda la fase 2. Noi non possiamo affrontare la fase 2 senza aver scritto la fase 1. E che non ci si sarebbe arrivati. Faremo un grave torto a questi due grandi giudici, a Giulio e a Franco, quello che lo dividono tutti. Credo che nessun giudice abbia avuto, per i meriti che si possono dare a tanti altri, un'intelligenza straordinaria, la capacità di produrre dottrina, la capacità di inventare forme di contrasto, come l'ha avuto Giovanni Falcone. Siccome la mafia è un po' di misura benissimo, più di quanto noi sappiamo misurare loro. Hanno la seconda elementare, per uomini che capiscono molto meglio della reale. Giovanni Falcone non ci deve andare. E altri hanno condiviso questa scelta. Quello che è accaduto dopo, secondo me, merita le riflessioni che sono state fatte anche qui. Ma se ho scritto questo libro è proprio perché mi sono reso conto che le stragi diventavano il depistaggio sugli autori della seconda e su chi ha chiesto la seconda, collegata alla prima, perché
voi vi mettetevi nei panni di chi ha un impero che non ce n'è uno solo, io dico sempre, almeno tre grandi imperi economici sono nati in Italia con i soldi della banca. Chissà di aver costruito un impero con i soldi della mafia che ha immaginato di rimanere lontano dalle indagini che possono essere condotti da magistrati molto attrezzati mentalmente, professionalmente su questi temi, e che di punto in bianco viene a sapere che quel signore lì, che ha fatto impazzire i poteri mafiosi in Sicilia, che ha fatto fare il maxi processo, che ha fatto firmare delle leggi antimafia perfino da Andreotti, diventerà procuratore nazionale antimafia. Proviamo a immaginare questo capitalismo ibrido umano, come si deve sentire. Io per uno scrupolo di coscienza non voglio assolvere in nome del bisogno di sapere altre verità. Quando questa roba è stata decisa non esisteva scarantino, non esistevano le operazioni che sono state condotte, mai avevano immaginato che poi avrebbero fatto anche delle stragi di tipo che portano con il timbro dell'Italia stragista, che evidentemente non è finita, che è un'altra cosa, si sono congiunti. Tante domande dobbiamo farci, tante, guardate, ma com'è che hanno fatto le stragi in Italia dopo che è stato preso Totò Riina, se Totò Riina era il volto stragista di Cosa Nostra e Provenzano invece era il volto moderato? Come mai? Se è il volto moderato, quelle stragi sono state fatte con Riina già all'estate, come mai è successo? Come mai i Graviano sono stati arrestati a Milano, a poca distanza da qui, dopo aver fatto un incontro con Berlusconi in Puglia Veneto ed essersi convinti che avrebbero avuto l'Italia in mano? Tante cose sono irrisolte. Noi dobbiamo studiare una per una, però con un esercizio logico di ferro, su quello che già sappiamo, con una frase che ho trovato nel processo di Caltanissetta, è quella di Di Pietro. Perché è chiaro che c'è un rapporto con Tangentopoli, e Di Pietro, con il suo modo brillante dal punto di vista delle immagini, dice: ma anch'io mi chiedevo, ma come mai nessuno degli imprenditori che fanno una coda qui da me per raccontare che hanno pagato la tangente mi spiega di aver pagato la tangente dei lavori che ha fatto il Sud? Eppure li hanno fatti i lavori al Sud, li hanno fatti i lavori al Sud, lo so che hanno fatto i lavori al Sud, perché mi raccontano soltanto delle tangenti che hanno pagato al Nord? Forse che la tangente, dice lui, si fermava a Rubicone? No, la verità è che non potevano denunciare le persone a cui avevano pagato la tangente al Sud perché erano i mafiosi, perché era Cosa Nostra, e se avessero denunciato di pagare una tangente a qualcuno di Cosa Nostra sarebbero stati uccisi. Ecco le cose che bisogna mettere insieme, senza stancarsi mai, perché tutte le cose che sono state ricordate sono cose che non hanno ancora avuto soluzione e dovranno un giorno avere. Ho chiesto ai miei gentili relatori, che io ho squisitamente condotto, se vogliono intervenire, mi dicono di no. Se ci sono due domande che devono essere rivolte ai relatori o a me, il tempo già ci diamo il termine delle 11, sono 11.05.